L'ex sindaco di Sala Consilina, Gaetano Ferrari, è stato indagato per interruzione di pubblico ufficio ricevendo nei giorni scorsi un avviso di fine indagini. I fatti risalgono a circa un anno fa, quando l'allora sindaco, in prima linea nelle proteste contro la ridefinizione della geografia giudiziaria che ha sancito l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro, si era rifiutato di consegnare le chiavi dello stabile che ospitava il presidio di giustizia valdianese. Quei giorni furono caratterizzati da tante polemiche e da alcune proteste dei cittadini, con il dispiego di numerosi uomini delle forze dell'ordine, anche se ad onor di cronaca le manifestazioni si svolsero pacificamente senza nessuna complicazione in termini di sicurezza. La situazione divenne più incandescente con l'arrivo del presidente del tribunale di Lagonegro a Sala Consilina. In quell'occasione Ferrari si rifiutò di consegnargli le chiavi del tribunale di Sala Consilina. Dopo un incontro presso il comune di Sala si tenne un incontro anche a Lagonegro ed il primo cittadino, convinto che non ci fossero le condizioni per dare le chiavi del palazzo di giustizia salese, andò via. E questo è l'episodio che ha fatto finire sotto inchiesta l'ex amministratore. Ferrari ha 20 giorni di tempo per presentare le proprie memorie difensive, un atteggiamento quello del sindaco che da tanti è stato letto come un tentativo disperato di difendere un servizio essenziale per il proprio territorio. Ferrari, nonostante la caparbia difesa del tribunale, consegnò poi le chiavi della struttura al maresciallo dei carabinieri Cono Cimino. Un gesto sofferto per il sindaco, di cui tanti ne ricordano la commozione. Per far luce sulla vicenda e chiarirne tutti gli aspetti, l'ex sindaco di Sala Consilina terrà domani una conferenza stampa proprio dinanzi a quella struttura che ha tanto difeso.